Sono Moreno Zani, presidente di Tender Capital. Vorrei ringraziare innanzitutto la presidenza del Senato e il Senato della Repubblica per averci dato ospitalità in questa meravigliosa sala di nuovo e averci concesso il suo utilizzo per la presentazione di oggi. Saluto e ringrazio tutte le autorità, i relatori che poi saranno presenti in questa sala e nonché quelli che sono collegati da remoto. Do anche il benvenuto al pubblico che, data la situazione di emergenza sanitaria, ci sta seguendo prevalentemente tramite il servizio di web streaming del Senato. Saluto in particolare il presidente del Censis, professor Giuseppe De Rita, con cui ho l'onore di presentare oggi il secondo rapporto Censis Tender Capital sui buoni investimenti. Il secondo passo all'interno di una collaborazione pluriennale volta a porre a disposizione dei decision maker e del dibattito pubblico i dati e i temi fondamentali per lo sviluppo e le decisioni all'interno del nostro paese. Il titolo che abbiamo voluto dare al rapporto di quest'anno è La sostenibilità al tempo del primato della salute. Infatti, la sostenibilità è un tema che anche noi come asset manager conosciamo da lungo tempo, ma che è davvero esploso nel dibattito politico e pubblico negli ultimi anni. La sostenibilità, sia essa ambientale, sociale ed economica, è un concetto, paradigma da cui ormai non si può più prescindere. Ma questo tema si è dovuto scontrare quest'anno con qualcosa di totalmente imprevedibile e che non ha precedenti nel passato, cioè l'epidemia Covid-19. Il virus ha completamente sparigliato le carte con importantissime conseguenze non solo a livello sanitario, ma anche a livello economico e sociale. Pensiamo alla caduta del PIL, alla caduta dei consumi, al cambio delle abitudini della nostra vita quotidiana e alle disparità sociali che la pandemia ha, esacerbato. Non potevamo dunque esimerci dall'entrare in profondità su questo fenomeno così potente e verificare quali siano le conseguenze per la sostenibilità sociale, cioè la cosiddetta S dell'acronimo ESG. Identifica i principi della sostenibilità. Il rapporto dunque Censis Tender Capital diventa un'occasione per raccontare cosa sta accadendo nella società, nei comportamenti e nei valori degli italiani. Attraverso le analisi che ci presenterà poi successivamente il dottor Maietta, approfondiremo il tema del disagio sociale emergente, ma anche le possibili contraddizioni fra le diverse aree di sostenibilità, cioè quella ambientale, economica e sociale. Nel rapporto troverete poi degli spunti volti a ristabilire la sostenibilità sociale o quantomeno utili a mantenere sotto il controllo il livello di criticità. Idee che partono da un modello di responsabilità sociale con un alto coinvolgimento di imprese e mercati, diversamente dal modello tradizionale che abbiamo visto sino ad oggi. È a nostro parere essenziale prendere coscienza di questi temi e delle criticità sociali che stanno emergendo, perché ciò significa anche orientare il dibattito già verso la ricerca di possibili soluzioni. Questo è l'obiettivo che speriamo di aver raggiunto con il rapporto, costruire un quadro chiaro di ciò che sta accadendo e potrà ancora accadere in termini sociali nel prossimo futuro, ponendo le basi per trovare delle soluzioni efficaci. Prima però di dare inizio al dibattito odierno, ringrazio nuovamente la Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che per impegni istituzionali non può essere fisicamente con noi oggi, ma che ci ha gentilmente inviato un messaggio di saluto che vado a leggervi. Invio con piacere il mio saluto alla presentazione del secondo rapporto Censis Tender Capital sui buoni investimenti. Impegni istituzionali non mi consentono di essere con voi oggi, ma desidero congratularmi con il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, il CEO di Tender Capital, Moreno Zani, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante documento. Ho particolarmente apprezzato la decisione di dedicare la relazione di quest'anno al tema della sostenibilità riferita alla difesa della salute. La pandemia, che da tanti mesi sta affliggendo ogni angolo del pianeta, ha costretto, infatti, governi e cittadini a misurarsi con i pericoli di un'emergenza sanitaria non meno grave di quella ecologica. Il Covid ha chiaramente dimostrato come la tutela della sicurezza e della salute delle persone in ogni dinamica sociale ed economica
sia condizione indispensabile non solo per uscire dalla recessione, ma anche per garantire una nuova ripresa veramente solida e resiliente. In tale prospettiva, ragionare in termini di sostenibilità non significa soltanto adottare pratiche o piani di investimento tesi a tutelare le risorse naturali, ma vuol dire cercare di introdurre in ogni ambito della società, dell'economia o delle istituzioni modelli di sviluppo più intelligenti, efficaci e soprattutto durevoli. Significa preservare la centralità dell'essere umano in armonia con l'ambiente e adoperarsi per migliorare la qualità della vita. Un percorso di responsabilità e consapevolezza a cui non farò mai mancare il mio convinto sostegno e che momenti di dialogo, confronto e condivisione come quello odierno possono senz'altro arricchire e rafforzare. Grazie. Maria Alberti. Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dunque non mi resta che passare la parola al moderatore Roberto Sommella che coordinerà i lavori di oggi. Grazie. Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie Presidente Zani, è veramente un piacere essere qui per questo rapporto del Censis e di Tender Capital che parla del problema che avremo già il giorno dopo la fine della pandemia. O disuguaglianze sociali che erano effettivamente già abbastanza presenti negli ultimi 5 anni, soprattutto nella parte occidentale del pianeta. Vedete, la nostra riflessione di oggi deve poggiarsi su 2 aspetti, secondo me, fondamentali che dovremo considerare e che già emergevano con grande nettezza prima del marzo del 2020. Il primo è che, secondo alcuni studi, la combinazione dell'aumento della forza dell'economia digitale con l'aumento della disponibilità di capitale di riduzione del lavoro porterà nei prossimi anni, pensate, alla perdita di 1 miliardo di posti di lavoro, 1 miliardo, non ho sbagliato, 1 miliardo di posti di lavoro. Ma nello stesso tempo, poco prima sempre dello scoppio della pandemia, verso la fine del 2019, che oggi sembra lontanissimo per quanto è lungo questo eterno e complicato 2020, la ricchezza sul pianeta aveva superato il PIL di tutti i paesi del mondo. E poi, arrivando dentro casa, per offrire un altro elemento di suggestione agli autorevoli relatori di questa giornata, abbiamo scoperto che l'incertezza, l'insicurezza, la paura per il futuro ha fatto sì che nei depositi bancari italiani ci siano più risorse dell'attuale PIL dell'Italia. Quindi abbiamo una divaricazione netta, concreta, in questo anno di pandemia tra chi sta bene, chi accumula e chi non investe nel futuro, ma soprattutto nel proprio paese, in questo caso l'Italia, e chi già stava male prima e, come evidenzia bene il rapporto Censis Tender Capital, continua a stare peggio, tanto che un elemento che mi ha più colpito di questo rapporto è la richiesta di non solo salute, non solo tutela, ma di più Stato. Ecco, ovviamente io, essendo il direttore di un giornale finanziario economico che è per il libero mercato, ma non è che non guarda le disuguaglianze, mi ha molto colpito questa richiesta forte, quasi del 70% delle persone del campione della ricerca, per uno Stato ancora più presente, ancora più vicino, per un'economia non più di mercato, ma quasi a trazione statale, che per forza di cose, che lo sa bene Pierpaolo Baretta, il sottosegretario, che parlerà dopo di noi, per forza di cose, dicevo, è dovuto intervenire per comunque blindare un assetto economico, soprattutto aziende importantissime italiane, perché è pur sempre l'Italia la settima economia del mondo. Ecco, questa richiesta di tutela della salute, ma anche di più Stato, nonostante molto spesso si sia parlato dei ritardi, delle complicazioni di avere maggiore presenza del pubblico anche nei mercati privati, mi ha colpito perché racconta una storia completamente diversa da quella che poi ogni giorno noi operatori dell'informazione
facciamo. Mi sembra che sia il preludio migliore a questo punto, se la regia è pronta, per ascoltare appunto chi sta facendo dello Stato una figura, un ruolo così importante in tutte le mosse effettuate dal governo Conte per contenere la pandemia, e parlo di Domenico Arcuri, che è appunto il commissario straordinario del governo per l'emergenza Covid-19, che ci ha mandato questo importante contributo che ci apprestiamo ad ascoltare. E ringrazio ancora evidentemente il Senato, il Censis e Tender Capital e tutti coloro numerosi si sono collegati per ovvi motivi via Zoom. Buongiorno a tutti i partecipanti e i relatori. Mi scuso anzitutto per non poter essere intervenuto di persona. Mi duole non essere oggi lì con voi, ma impegni improvvisi mi hanno impedito la partecipazione diretta. Devo anzitutto ringraziare il Presidente del Senato Alberti Casellati, che ci ospita, il Presidente del Censis Giuseppe De Rita e il Presidente di Tender Capital Moreno Zani. Con questo mio messaggio voglio esprimere il mio sincero e profondo apprezzamento per il rapporto che oggi presentate e per i suoi contenuti. La necessità di tenere insieme il più possibile il diritto alla vita con quello che il rapporto definisce l'equo accesso al benessere per tutti è da sempre l'obiettivo principale in questi mesi difficili, se non drammatici, nei quali ci siamo trovati al cospetto della più ampia e più profonda emergenza che ha afflitto il nostro mondo negli ultimi 80 anni. Il diritto alla vita è un diritto non negoziabile, di questo tutti siamo certi. Il diritto alla salute è tra i principali valori che contraddistinguono le democrazie moderne. Ma insieme al diritto alla vita o al diritto alla salute, come il rapporto bene dice, è necessario fare ogni sforzo per garantire un livello accettabile di sostenibilità sociale. Anche in questa stagione drammatica serve fare di tutto perché il più ampio numero di cittadini possibile possa accedere ad un benessere accettabile, ad un benessere equo. Questo è stato il riferimento principale delle politiche che sono state anche qualche volta in modo tumultuoso messe in campo in questi mesi per contenere e contrastare questa drammatica epidemia. Questa drammatica epidemia, come il rapporto bene evidenzia ancora, ci insegna che ha messo in discussione anche la normale relazione tra gli individui, la loro normale socialità. Soprattutto all'inizio sono stati mesi molto difficili, noi abbiamo vissuto tutti una dimensione esistenziale alla quale non eravamo abituati, o per le persone più anziane non eravamo più abituati. Quei giorni e quelle notti in cui le nostre città, le nostre comunità sembravano spettrali, desolate, doloranti, vuote, e ci facevano ricordare, per chi li ha vissuti, tempi che pensavamo non dovessero più ripresentarsi al nostro cospetto, ci hanno fatto immaginare, per chi non li ha vissuti, che cosa hanno significato per le generazioni precedenti quei tempi. Mi piace però ricordare in quei giorni, in quelle notti, le bandiere italiane sui balconi, i palazzi illuminati, l'idea di responsabilità, solidarietà straordinaria che i nostri cittadini hanno dimostrato, qualche volta sorprendendoci in quei mesi così drammatici. Il terzo fattore che è giusto sottolineare nel rapporto che oggi presentate è che questa stagione ci deve porre di fronte ad un altro interrogativo importante. Per riuscire a recuperare traiettorie di sviluppo sostenibile, non dobbiamo pensare che sia possibile per sempre
utilizzare la leva del debito. L'Italia che esce dall'epidemia non solo non dovrà più essere, non potrà più essere uguale a quella che nell'epidemia è entrata, ma se dobbiamo tutti da un lato formulare un auspicio e dall'altro fare una promessa a noi stessi, ai nostri concittadini, l'Italia che uscirà dall'epidemia dovrà essere un paese ad un livello di sostenibilità sociale, economica e produttiva maggiore di quello che c'era quando l'epidemia è iniziata, perché il maggior numero possibile di nostri concittadini possa accedere a livelli di reddito equo e sufficiente, non soltanto per coniugare la propria esistenza con un livello accettabile di benessere, ma anche per essere in condizioni di ripagare quel debito che siamo stati costretti ad accendere per fronteggiare e contrastare questa stagione così triste. Così quel debito per una volta sarà stato un debito buono e non sarà stato un fardello sulle spalle delle generazioni che ci seguiranno. Grazie ancora e molti auguri per i lavori che oggi porrete in essere e ancora grazie per avermi. Bene, penso che Domenico Arcuri abbia posto l'accento su un aspetto molto importante, che è quello del debito. C'è da dire che questo tema è stato sollevato con grande coraggio, io trovo, dal Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che si è chiesto che cosa sarà del debito pandemico di tutti gli stati. Anche perché poi il Recovery Fund si chiama, in effetti, il vero nome del Recovery Fund, Next Generation EU, cioè esattamente le future generazioni di cui parla anche la Presidente Casellati nel messaggio di saluto di questo incontro e di cui ha parlato anche Domenico Arcuri. A questo punto è importante entrare, calarci in questo rapporto del Censis per capire bene quali sono le dinamiche che si spostano anche molto rapidamente tra i nostri concittadini e quindi passo la parola a Francesco Maietta che è per l'appunto il responsabile dell'area politiche sociali del Censis che presenterà nel profondo e in modo diciamo diffuso e approfondito il rapporto per l'appunto la sostenibilità al tempo del primato della salute che ci ha appena ricordato il commissario Arcuri, resta l'obiettivo primario del governo e di tutti gli italiani. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Secondo rapporto Censis Tender Capital sui buoni investimenti, decidemmo di farlo sulla sostenibilità sociale prima di questa pandemia e devo dire che è stata una scelta particolarmente azzeccata. Questo rapporto ci consente di parlare di quel che ci sta accadendo in questi mesi, quel che sta accadendo nella società italiana e ci consente di fare una riflessione sul dopo, quando il virus sarà archiviato. Partiamo con la situazione di questi mesi, cioè cosa sta accadendo alla società italiana? Con una formula vi riassumo alcuni dei numeri che poi vi presenterò. Allora, noi abbiamo differenze che stanno diventando distanze e sono a rischio di diventare fratture sociali. Questo è il tema chiave della sostenibilità sociale, come ve la raccontiamo, per questi mesi. Alcuni dati abbastanza significativi, anche impressivi. Cominciamo dalle situazioni estreme. 5 milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente. Si parla molto del cenone di Natale, presumibilmente questa difficoltà l'avranno anche a Natale. 7 milioni e 600 mila italiani hanno avuto un peggioramento del tenore di vita tra redditi familiari che si sono ridotti perché magari un familiare ha continuato a lavorare, l'altro ha perso il lavoro oppure è finito in cassa integrazione, quindi redditi decurtati e o spese
fisse che sono aumentate, se rimani più a lungo in casa poi la bolletta della luce te lo ricorderà, e così altre spese fisse. Considerate che il 60% degli italiani dice la perdita del lavoro o la perdita del reddito è un evento possibile che mi può riguardare nel prossimo anno. Quindi, come vedete, se noi guardiamo dal lato di quel che è peggiorato da un punto di vista economico, il quadro è molto chiaro. Naturalmente va affiancato con quanto è stato detto. È anche uno dei momenti in cui la ricchezza finanziaria, in particolare la ricchezza finanziaria in cash degli italiani, non smette di battere record. Ecco un esempio di un meccanismo sociale in cui differenze diventano distanze e alla lunga potrebbero diventare fratture. Guardiamo anche ad altre differenze. Pensate al gender gap. Tra maschi e femmine sul mercato del lavoro ci sono 20 punti di differenza più o meno per quanto riguarda il tasso di occupazione. In questo periodo il tasso di occupazione delle donne è diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini. Se consideriamo uomini e donne che lavorano, il 54% delle donne dice: in questi mesi è aumentato lo stress e la fatica del mio lavoro, e il 39% tra gli uomini. Quindi, come vedete, questo è un altro esempio di una differenza che tende ad ampliarsi. Pensate alla differenza generazionale, è forse quella in cui è più evidente il distacco, per esempio, patrimoniale tra gli anziani e i giovani. Ebbene, in un mercato del lavoro che l'intervento statuale in qualche modo ha protetto, ammortizzando licenziamenti con il divieto e la cassa integrazione, tutti i fenomeni di riduzione dell'occupazione, per esempio la riduzione del numero delle assunzioni, che è un numero enorme, oppure i contratti atipici, oppure tutti i lavoretti, la gig economy, e ancora moltissime piccole imprese, sono tutti fenomeni che colpiscono di più i giovani rispetto ai lavoratori adulti. Quindi vedete, anche il gap generazionale sostanzialmente si è ampliato. E anche una nuova differenza, che in realtà è subito una distanza, quello dell'accesso al web. 40% di famiglie a basso livello socio-economico non ha accesso al web, e l'1,9% tra le famiglie ad alto livello socio-economico. Accesso al web in questo periodo significa possibilità di lavorare da casa, possibilità per i figli di studiare e continuare a seguire le lezioni dai licei fino all'università. Allora, vedete, il quadro che noi vi abbiamo descritto è evidente, parla da sé. Usciamo dalla pandemia che siamo una società più diseguale, sia in termini di redditi e patrimoni, con una disparità più alta, sia per quanto riguarda le altre differenze che abbiamo citato, incluse le più nuove. Alcune idee degli italiani maturate in questi mesi e che riguardano sostanzialmente il futuro. Sono delle idee molto semplici, ma che, vedete, vanno prese in considerazione. Primo punto, l'86% dice: quando ricominceremo non facciamo entrare, tra virgolette, impunemente merci da paesi che hanno regole sanitarie o sociali non omologhe alle nostre. Poi l'82% dice: abbiamo individuato settori essenziali, settori strategici, ebbene facciamo in modo che gli stabilimenti di quei settori che sono per noi strategici in emergenza e in non emergenza rimangano in Italia, siano ubicati in Italia. E poi il 50% delle persone ti dice: io sono pronto a spendere i miei soldi come consumatore o anche come risparmiatore per quelle imprese e quei settori che più rispettano la sostenibilità sociale. Vedete che è un pacchetto di idee semplici, ma nello stesso tempo hanno implicazioni rilevanti. E un altro filone importante, che è già stato anticipato dal presidente Zani ma che va sottolineato, è il rapporto tra la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale.
voi considerate che di quest'ultima molto si parla, ci sono provvedimenti importanti, ebbene qui ci vuole una grande attenzione e una grande cautela. Il 76% degli italiani dice: guardate che i provvedimenti per la sostenibilità ambientale hanno penalizzato troppo le persone a basso reddito. E facciamo due esempi. Il 53% dice: non vogliamo tasse su auto, moto, caldaie considerate inquinanti, perché sono alla fin fine diciamo nella disponibilità di chi ha una condizione economica peggiore. Il 74% non vuole aumenti dei biglietti dei mezzi pubblici, fosse pure per acquistare mezzi più ecologici. In definitiva, due terzi degli italiani dicono: la sostenibilità prioritaria è quella sociale. Allora, in tempi in cui si moltiplicano provvedimenti sull'allocazione delle risorse che resteranno nel tempo, ecco un criterio su cui vanno valutati in via prioritaria. Qual è l'impatto che avrà questo provvedimento su quella sostenibilità sociale, così come l'abbiamo descritta al termine della pandemia? Vado in conclusione. Cosa ne traiamo da questo discorso? Beh, dopo, quando il virus sarà archiviato e avremo a che fare con questo contesto sociale, il modello che giustamente è stato applicato in questa emergenza, cioè di solito le imprese e i mercati creano la ricchezza e quindi determinano la disparità, e poi lo Stato interviene in modo riparatore. Ebbene, questo modello presumibilmente è destinato a non essere applicabile, e non lo era già prima, se è vero che in 10 anni abbiamo definanziato la sanità pubblica per ragioni di vincoli di bilancio. Quindi il modello che è stato utilizzato in questa emergenza, in cui peraltro la ragione della crisi era extra economica e di tipo sanitario, quindi non è il mercato a decidere chi vive e chi non vive, nella nuova condizione non sarà possibile, per le ragioni che abbiamo detto, per le ragioni per cui era già entrato in crisi prima della pandemia. Che cosa si va definendo? Beh, c'è un'aspettativa anche da parte degli italiani nel fatto che imprese ed istituzioni finanziarie devono integrare nella normalità dei loro rapporti commerciali, nella quotidianità della propria attività, i criteri della sostenibilità sociale. Non per buonismo, ma perché sono dei criteri che aiutano le imprese e anche le istituzioni finanziarie a lavorare meglio, a ottenere addirittura migliori rendimenti. Quando la parola debito pubblico tornerà ad avere un significato e capiremo che le risorse pubbliche non sono infinite, avere una idea di responsabilità sociale diffusa dei cittadini come consumatori e risparmiatori, delle imprese nelle attività di produzione e delle istituzioni finanziarie nelle attività di allocazione significherà di nuovo puntare a quella coesione sociale che nel modello italiano non è una cosa che viene dopo, ma è un presupposto della crescita. Questo in estrema sintesi i risultati del nostro rapporto. Grazie. Grazie a Francesco Maglietta. Beh, direi che soprattutto potremmo declinare col termine giustizia sociale, il termine responsabilità sociale, perché se come ha sottolineato bene, le differenze diventano distanze, c'è questa richiesta che oggi è di maggiore tutela sanitaria e di più Stato, ma anche di riduzione di queste disuguaglianze. Parlando di questi termini, è evidente che una persona come Giuseppe De Rita, il presidente del Censis, può aiutarci anche a declinare al meglio le parole del nostro tempo, le espressioni, le suggestioni del nostro tempo, lui che ne ha coniate tantissime in questi anni. Vi ricordo un paese con le gomme sgonfie che stiamo ancora cercando di gonfiare. A questo punto gli passo volentieri la parola dopo aver ascoltato le linee guida di questo rapporto. Prego, Presidente De Rita.
Io volevo soltanto tentare un commento macro ai dati, alle sollecitazioni di Maietta, seguendo una linea interpretativa che è stata nostra come scienze ormai da molti anni. Cioè un paese che tende profondamente alla patrimonializzazione, ad avere più patrimoni, è un paese che diventa sempre più prigioniero di una cultura cetomedista, da cetometi. Questi sono i dati che dava Maietta e che si vedono poi guardando nella dimensione più articolata, sono quelli. Prima di tutto questo è un paese che da molti anni patrimonializza, risparmia, e risparmia sul risparmio, e quel po' di risparmio che ha lo reinveste per ottenere più risparmio, non investe più nella propria impresa, nel proprio stabilimento, nell'avventura patrimoniale o imprenditoriale dei figli, investe sulla propria ricchezza, investire per avere più ricchezza. Quando ormai una decina d'anni fa noi dicemmo come scienze, guardate che in Italia girano troppi soldi, sembrò una battuta cattiva. No, non è una battuta cattiva. Perché il paese è cresciuto in patrimonio. Quando il dato di quest'anno è che avremo una ricchezza delle famiglie di 17 mila miliardi, cioè pari al PIL di tutto l'anno, significa che siamo arrivati a un livello di patrimonio familiare, di patrimoni familiari incredibili. E questo alla fine lo vediamo perché tutto questo patrimonio resta lì, aumenta soltanto, perché quello che abbiamo lo reinvestiamo si dice una volta in botte, in buoni del tesoro, in società di gestione del risparmio, ma qualsiasi cosa facciamo vogliamo alla fine dell'anno più di quanto avevamo all'inizio dell'anno. Questo è fondamentale per un paese, perché se scatta un meccanismo, io diciamo così, fatemelo dire un po' di cattiveria, da avaro, di andarsi a contare i 17 mila miliardi di ricchezza patrimoniale e non mettere neppure una lira fuori e pensare soltanto che l'anno prossimo faremo ancora più risparmio e vedere che nell'anno del Covid, nell'anno della pandemia, nei mesi della pandemia, questa volontà di risparmiare, questa voglia di risparmio, questa accumulazione è rimasta profondamente radicata, significa che c'è in questa società, in questa cultura italiana, una voglia di sicurezza patrimoniale, una voglia di accumulazione patrimoniale che un giorno dovremo in qualche modo valutare. Non vorrei che qualcuno pensasse, ma visto che c'è questo patrimonio, gli mettiamo e non lo spendono, non lo investono, gli mettiamo sopra una patrimoniale, visto che gli italiani in media non vogliono investire. Ma al di là di questo, al di là della battuta, c'è un problema culturale, di cultura sociale, che è quello di dire l'italiano non può continuare ad accumulare patrimonio. Se uno pensa, permetterete la cattiveria, che molti degli interventi pubblici sono stati interventi di aumento della cultura patrimoniale, perché il grande incentivo al 110% per fare sulla casa significa mettere il cappotto alla nostra casa, al nostro patrimonio, proteggere il matrimonio. Gli incentivi alle biciclette, ai monopattini e altre cose, significa che nel garage di casa nostra, oltre alla macchina, ci staranno anche le biciclette e i monopattini, aumenta il patrimonio mobile magari, ma quello è. Allora, se noi non abbiamo una capacità di decifrare questa cultura patrimonialistica dell'italiano, noi andiamo avanti accumulando risparmio e accumulando patrimonio. Secondo elemento che volevo segnalare, questo è un fenomeno che aumenta la cetomedizzazione del paese. Questo è il risparmio è stato del ceto medio,
è stato delle fasce garantite, sono stati gli impiegati, specialmente gli impiegati pubblici, i dipendenti, che hanno risparmiato quest'anno. Addirittura con il Covid, con la crisi, la dimensione patrimoniale e di risparmio collettivo si è, non dico annidata, si è acquattata nel ceto medio italiano. E questo ceto medio che aveva praticamente vinto la sua battaglia dagli anni 70 in poi, che ha in fondo garantito forse la migliore stagione del sistema italiano, oggi si ritrova tutto sommato inerte. C'è una cedomedizzazione inerte nel paese, c'è un ceto medio che non investe, che risparmia, che accumula, che fa patrimonio, che chiede ristori in qualsiasi maniera, che chiede dell'incentivo per mettere il cappotto intorno alla propria abitazione, ma non c'è un ceto medio che abbia la responsabilità che i nostri padri e la mia generazione ha avuto di investire sul paese. Questo non c'è più. E questo naturalmente non può essere nascosto dal discorso in cui io pure molto credo, sulle diseguaglianze di genere, di generazione, certamente ci sono, ma quello che è più importante è la diseguaglianza maggiore e il peso forte che i ceti garantiti, i ceti di ceto medio, i ceti impiegatizi hanno oggi di fronte a un paese che ha difficoltà. Sono i ceti medi, Maietta diceva i livelli bassi, quelli non garantiti, hanno anche addirittura poco accesso al web, ma il web, chi ha oggi accesso al web? Soltanto le famiglie che hanno il computer, che hanno i soldi per il computer, che hanno il linguaggio o per il computer. E buona parte è proprio il ceto medio patrimonializzato che ha investito anche sulla digitalizzazione. Stiamo attenti, sono stato, tutti lo sanno, un cantore della cedomedizzazione italiana, l'ho considerato un grande processo di trasformazione, oggi comincia ad essere un pericolo. E quando la politica si innamora di un ceto in qualche modo garantito e preferito, è pericoloso, perché secondo me buona parte dell'attenzione politica degli ultimi mesi, degli ultimi anni, è stata quella di garantire certamente anche le fasce più derelitte, ma quello che è stato profondamente garantito è stato il corpaccione sociale del ceto medio. Giusto, per carità, però oggi il ceto medio va spronato a reinvestire, va spronato a rimettersi in gioco, va spronato a guardarsi intorno, va spronato andare all'estero o mandarci figli, non può restare ancorato alla sua vocazione profonda da avaro di Molière ad accumulare, accumulare, accumulare. Accumulare non basta. Noi abbiamo avuto i nostri grandi processi di sviluppo nel dopoguerra quando abbiamo in qualche modo speso e accumulato. Quando ci siamo spesi tutti, ci siamo spesi anche la nostra vita, la nostra salute. Pensiamo agli immigranti, pensiamo agli autotrasportatori che guidavano gli auto per 20 ore al giorno. Quando ci siamo spesi, siamo stati grandi. Quando abbiamo accumulato, dovevamo accumulare tanto, alla fine restiamo soltanto a contare le monete, ma non a creare sviluppo. Grazie. Grazie Presidente De Rita, come immaginavo ci ha dato tantissime chiavi di lettura di questa fase e ha descritto, credo, perfettamente la situazione della società italiana, che è molto complessa, che è molto divisiva, che sta effettivamente vivendo anche un momento di forte esacerbazione proprio per via del Covid, o a volte anche con l'alibi del Covid. Mi ha colpito molto quello che ha detto a proposito dell'avarizia,
dell'avarizia. Siamo una società avara. Chi può accumula e non investe. Ed effettivamente anche le cifre confermano quanto ha detto, perché siamo ormai un paese esportatore di risparmio e scarsamente importatore di investimenti, quando invece potremmo utilizzare questo risparmio, evidentemente non con una brutale patrimoniale che credo, e passando la parola a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, penso che lo stesso Baretta voglia confermare che non c'è questa scelta all'orizzonte da parte del governo Conte. Prego Baretta di intervenire in questo momento, secondo Scaletta. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito e dell'occasione. Ma faccio tre considerazioni che mi vengono dalla lettura del rapporto più generali. La prima considerazione riguarda la necessità di una presa di coscienza apparentemente ovvia ma assolutamente importante che i decisori e gli operatori economici e sociali abbiano ben chiara davanti a sé, e cioè che gli effetti economici e sociali indotti dal virus dureranno più a lungo della pandemia. Oggi noi siamo tutti giustamente concentrati sulla parte sanitaria, confidiamo che con un arrivo abbastanza rapido, diciamo nel 21, dei vaccini si possa mettere sotto controllo la parte sanitaria, ma sappiamo e dobbiamo averlo ben chiaro che con la fine, diciamo così, della gestione sanitaria emergeranno ancora con più chiarezza le conseguenze economiche e sociali con le quali dovremo fare i conti per un bel po' di anni, perlomeno nel tentativo di rimettere in piedi un percorso virtuoso. In ordine soprattutto a due aspetti. Il primo aspetto è la parte economica vera e propria. È chiaro che assisteremo ad una ristrutturazione profonda del tessuto produttivo e del tessuto distributivo. In questo momento giustamente siamo concentrati sull'occupazione, e anche la ricerca ci diceva qual è il rischio di perdita di posti di lavoro a fronte del virus, ma non c'è dubbio che sottostante il tema occupazionale c'è un problema di ristrutturazione che abbiamo davanti a noi del tessuto produttivo e anche di quello distributivo, ovviamente produttivo, quali saranno le nuove tipologie di produzione e di consumi nei prossimi anni e come sarà la struttura distributiva. È evidente che il rapporto tra, ad esempio, grandi centri commerciali, supermercati e negozi di vicinato subisce una diversa impostazione rispetto al passato e sta favorendo molto una ripresa di coscienza nei centri urbani dei cosiddetti negozi di vicinato. Allora, in questo punto la questione di fondo è quale strategia di investimenti ci diamo come paese, ovvero che tipo di paese, insomma, vogliamo costruire dal punto di vista economico. La mia risposta è che conviene partire un po' dalle potenzialità che l'Italia ha. L'Italia è sostanzialmente il secondo paese manifatturiero d'Europa e peraltro in questi mesi il manifatturiero qualche ripresa l'ha dimostrata. Siamo il primo paese al mondo per patrimonio artistico e quindi quando il virus sarà finito il rapporto turismo-cultura sarà centrale. E il terzo, abbiamo una posizione geografica proiettata nel Mediterraneo che è tornato al centro dei grandi traffici. Io farei leva sulle potenzialità che abbiamo senza tutte le volte inventarci delle ulteriori aspettative, pur necessarie. In questo senso, digitalizzazione e prospettiva green devono essere dentro questa visione sugli investimenti. La seconda considerazione degli effetti economici è che avremo una diversa composizione del sistema sociale, nuove disuguaglianze, nuove povertà,
quel ceto medio a cui ha fatto riferimento il presidente De Rita, da un lato ha quegli effetti che venivano detti di patrimonializzazione, dall'altro fasce di ceto medio che fino a qualche mese fa stavano sopra la soglia di, diciamo, di galleggiamento, si trovano magari precipitate in una situazione di difficoltà economica finanziaria e molto spesso anche le riserve patrimoniali accumulate non sono in grado di dare risposta alla gestione della vita quotidiana, del lavoro, delle attività. Penso ad esempio a tutta la catena distributiva che c'è. La seconda considerazione è un paradosso e una contraddizione. Non si è mai vista una crisi così pesante come quella da 100 anni, come quella che stiamo attraversando, e non si è mai visti tanti soldi a disposizione come in questo momento. È un paradosso, nel senso che normalmente la dimensione e la profondità della crisi è accompagnata a penuria di risorse. In questo caso noi abbiamo il risparmio privato, a cui ha fatto correttamente riferimento De Rita prima, aggiungo anche sul piano pubblico le risorse dell'Europa, il recovery, che è una grande sfida, ma che insomma sono 4 volte il piano Marshall, quindi noi abbiamo di fronte una contraddizione sulla quale dobbiamo lavorare. Come riusciamo a far sì che gli investimenti privati rientrino nel circuito, che il risparmio privato rientri nel circuito di investimenti? E qui il ruolo degli investitori istituzionali, a mio avviso, è importante, perché possono essere il punto di tramite e anche di esempio. Come utilizzeremo il recovery in questa situazione? Quindi il paradosso è che noi abbiamo una situazione di grandi disponibilità e in un momento di grande crisi che ci porta ad essere assistenzialisti da un lato, ma abbiamo a disposizione e la necessità di una strategia dall'altro. La terza considerazione, non voglio farla troppo lunga, è che evidentemente alla luce di queste prime due si modifica il quadro di priorità per i decisori e per i cittadini. Ad esempio la salute, che è sempre stata una cosa importante per la percezione delle persone, diventa in questo momento una priorità oggettiva, non soltanto legata al virus, ma anche successivamente anche per le policy, per i decisori. Come collocheremo questo in un quadro anche di prevenzione? E l'altra considerazione, oltre a quella della salute, è molto delicata. È chiaro che l'esperienza di questi 6-7 mesi sta modificando l'assetto del rapporto sull'idea stessa di Stato. Per fortuna abbiamo uno Stato sociale, contemporaneamente però l'orientamento dell'utilizzo dello Stato sociale è tutto legato a un'idea di sussidi, indipendentemente dalla natura stessa d'impresa. Cioè, oggi noi di fatto il concetto di rischio, il concetto di difficoltà d'impresa sembra che venga richiesto che sia assorbito in un'ottica esclusivamente assistenziale, e in questo senso la questione del debito diventa molto importante. Per esempio, tutto il dibattito sul recovery ignora il fatto che comunque per la stragrande maggioranza è debito, tema che va affrontato e bisogna averlo presente. Allora, questo impianto ci dice che noi avremo davanti a noi, da un lato, un'idea di una nuova struttura economica, industriale e distributiva, e dall'altro una nuova idea di welfare. Abbiamo quindi, ereditiamo dal Covid, e la ricerca ci dimostra come le tendenze dei cittadini, le loro richieste, le loro prospettive, diciamo, siano già in fase di profondo cambiamento, l'esigenza di darci una struttura di riferimento su questi temi, e cioè quale strategia il Paese si dà. Ecco, lo dico con molta semplicità e con molta chiarezza: a me pare che un deficit di strategia ce lo abbiamo. Siamo legati anche necessariamente, ovviamente, alla gestione congiunturale di questa drammatica emergenza, ma a questo punto, mentre continuiamo a farla, guai a fare il dualismo in contrapposizione, mentre continuiamo a gestire l'emergenza, capire che cosa sta venendo fuori e qual è la strategia di riferimento paese, mi pare che sia la questione sulla quale dobbiamo impegnarci moltissimo,
nei prossimi mesi, che saranno mesi ancora di grande transizione, ma non vorrei che arrivasse un momento in cui con i vaccini abbiamo messo sotto controllo la situazione sanitaria e a quel punto, tolto il velo, ci accorgiamo che non abbiamo sufficientemente lavorato. Lo dico perché è chiaro che indipendentemente dallo sforzo che sta facendo il governo, che io considero ovviamente encomiabile anche nelle dimensioni e nella qualità, non c'è dubbio che non basta questo, e allora il rapporto col mondo privato, la questione del risparmio, il rapporto col mondo pubblico, la questione degli investimenti recovery e la questione del nuovo welfare sono le questioni dall'ordine del giorno sulle quali abbiamo bisogno di un salto di qualità, direi proprio culturale e politico al tempo stesso. Grazie al sottosegretario Baretta, però non ha risposto, quindi ci sarà una patrimoniale? No, dobbiamo assolutamente evitarla, ma la preoccupazione, così come l'ha esposta il professor De Rita, è assolutamente corretta. E io la dico così, siamo in grado di evitarla nella misura in cui siamo nelle condizioni di favorire che il risparmio privato non resti bloccato, ma diventi un pezzo di una parte importante di investimenti. Questo eccesso di liquidità, dobbiamo avere degli intermediari che favoriscano il loro impiego. Ecco perché il riferimento agli investitori istituzionali, fondi, casse, cassa depositi e prestiti, fondazioni bancarie, sono per me dei veicoli partner di questa politica del governo che devono aiutarci ad evitare che ci sia questo blocco eccessivo che porterebbe poi a una valutazione politicamente sbagliata, ma probabilmente inevitabile. Muoviamo gli investimenti e non avremo bisogno di fare altre operazioni fiscali. Grazie sempre per la chiarezza e il coraggio, che diciamo di questi tempi è abbastanza difficile trovarlo, sottosegretario Baretta. Effettivamente questo è proprio il punto, ed è il punto su cui noi di Milano Finanza ci stiamo battendo da tempo, cioè mettere in collegamento il mondo del capitale col mondo degli investimenti, il mondo del lavoro, il mondo dell'economia. Io ho parlato del boom triste del risparmio, ma è proprio questo, il professor De Rita l'ha declinato come avarizia, però abbiamo questa benzina, la mettiamo nel serbatoio sbagliato, non la mettiamo nel serbatoio nazionale, la mettiamo e la teniamo semplicemente nel serbatoio personale, e questo è un male evidentemente per tutto il paese. Questo tra l'altro fa pensare che siamo passati dal paese di ladri di biciclette al paese di accumulatori di biciclette, perché probabilmente quelli che hanno fatto la fila, che io stesso ho visto incredibile davanti ai negozi di biciclette per avere il tanto agognato bonus, non sono persone né che avevano bisogno di biciclette nella maggioranza, né che hanno necessità di mettere il pranzo con la cena. Detto questo, passo la parola ad Alberto Bagnai, che è senatore della Lega, è membro della Commissione Finanze del Senato e della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, che è stata appena menzionata, e della Commissione d'Inchiesta sulle banche. Dunque c'è un quadro, diciamo, da Palazzo Madama completo. Sì. Sì, intervengo io perché il senatore Bagnai non è ancora arrivato. Dunque... Ah, perfetto. E allora a questo punto do la parola, in attesa di Bagnai, ad Alberto Olivetti, che è presidente dell'ENPAM e dell'ADEP, che è l'Associazione delle Casse di Previdenza Italiana, che anche loro, anch'esse, sono state chiamate in causa da questo dibattito, proprio perché devono essere un veicolo che trasporta in investimenti produttivi il risparmio previdenziale degli italiani. Prego, a lei la parola. Grazie, buongiorno. Certo, il mondo delle casse, delle professioni liberali, è un mondo che gestisce una previdenza e a riserva ha accumulato un patrimonio importante, che è garanzia però della tenuta del patto
generazionale che sottende alla previdenza. E credo che questa crisi pandemica, che avrà un effetto lungo, condivido, e l'effetto lungo non sarà soltanto sanitario, speriamo, ma sarà anche economico, sociale e probabilmente anche psicologico. Credo che alcuni patti sono rimessi in discussione. Sono rimessi in discussione un patto sociale, come è stato espresso, un patto generazionale e probabilmente anche un patto professionale. Credo che sarà importante questi risparmi, che sono appunto garanzia di tenuta dei sistemi, possano favorire il rilancio o la ridefinizione di questi patti solo nella logica però della condivisione degli interessi, della condivisione delle convenienze a partecipare a questi sistemi. Noi abbiamo lanciato dei segnali importanti. Oggi la sostenibilità, in questo caso previdenziale, si però confronta con l'esigenza di dare un sostegno ora e qui alla crisi professionale che è stata legata da questa straordinaria tempesta perfetta legata a una pandemia che si è andata ad aggiungere ad altri problemi, quello dell'inversione demografica, quello della globalizzazione portandosi dietro le grandi crisi dei debiti pubblici e quella della disruption tecnologica che per professioni liberali ha un suo significato. Da questo punto di vista, quindi, gli investimenti di queste casse dovranno orientarsi da un lato a una sostenibilità previdenziale, ma dall'altro lato all'esigenza di tenere in operatività queste professioni liberali in un momento di post-crisi. E questo lo faremo con investimenti che saranno centrati sulla qualità, una qualità però che non è soltanto un termine di definizione, ma deve essere una sostanza misurabile e anche prevedibile nei suoi ritorni e nei suoi risultati. Credo che si debba rilanciare forte su un concetto oltre che di salute anche di cultura, quindi tutto quello che istruzione e formazione debba essere rilanciato per garantire poi una competitività e la capacità di affrontare anche l'effetto della disruption tecnologica che è inevitabile in epoca di digitalizzazione e di intelligenza artificiale. Io credo che si debba, in linea con quanto affermato dal professor De Rita, queste provviste private debbano essere incentivate agli investimenti, ma anche quelle provviste a garanzia della sostenibilità degli enti previdenziali debbono essere un po' riviste in una logica di sostegno anche al lavoro quotidiano e alla intrapresa professionale. Noi stiamo cercando da tempo, e Barretta lo sa, di poter riattivare una fase di investimenti sulle nostre aree professionali, perché siamo convinti che il professionalismo possa costituire un elemento importante tra le esigenze del mercato e le esigenze di garanzia che una visione statale, amministrata, burocratica può in un certo qual modo garantire. Faccio un esempio molto semplice. In passato ci siamo proposti, per esempio la mia cassa, io rappresento i medici, ci siamo proposti di sostenere le borse di studio per i medici di medicina generale. Lo abbiamo proposto al Ministero della Salute, lo abbiamo proposto al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'abbiamo fatto ben prima dei tempi della pandemia. Oggi, se avessimo avuto questa possibilità di questa specie di social impact bond, oggi probabilmente avremmo forse un pochino meno carenza di professionisti in quell'area ritenuta oggi strategica per cercare di bypassare l'effetto acuto della pandemia. Crediamo appunto quindi che probabilmente dobbiamo ritrovare un equilibrio nello scambio tra generazioni che garantisca da un lato la coesione sociale, ma dall'altro quindi garantisca in modo prospettico delle riserve a garanzia delle pensioni future, ma dall'altro lato nell'immediato preveda delle azioni mirate di sostegno, valutando un maggior impegno nella logica di investimenti correlati alle missioni istituzionali di queste aree professionali. Grazie. Da anni si discute del livello
importante che potrebbe avere il contributo delle casse di previdenza alla crescita della nostra economia. Per anni abbiamo discusso del terzo settore, per anni abbiamo discusso della previdenza integrativa, ma anche questo è uno spaccato dell'Italia di oggi, perché noi abbiamo ormai un paese diviso tra chi avrà una pensione e chi non l'avrà. Quindi se non si crea un bacino, una zona di competenze in cui le persone che non avranno mai una pensione potranno avere rapidamente un lavoro per costruirsi un futuro previdenziale, questa sarà la più grande divaricazione sociale, perché porterà anche a un conflitto generazionale molto grave. A questo punto, se è arrivato il senatore Bagnai, gli passerei la parola. In alternativa, credo che sia giusto. È presente, eccolo, perfetto. Allora ve lo presento di nuovo, visto che è arrivato il senatore Bagnai, senatore della Lega, che è membro della Commissione Finanze del Senato, della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e della Commissione di Indagine sul Sistema Bancario. Prego, senatore Bagnai. Grazie, direttore Sommella. Ringrazio ancora una volta Tender Capital per avermi invitato alla presentazione di questo rapporto. Credo che sia il terzo incontro che facciamo in due anni. Il tema è un tema di singolare importanza ed è anche un tema che naturalmente, posto sotto la lente di ingrandimento, vorrei chiamarla così, della pandemia, ha mostrato, come dire, in qualche modo ha validato alcuni temi che avevamo sollevato negli incontri precedenti. Non a caso appare la parola sostenibilità, con grande risalto in questo rapporto che, come al solito, è un eccellente rapporto, un'eccellente fonte di informazioni. Io diciamo che sono in ossequio ai principi che tanto vanno di moda, abituato a fare i compiti a casa, ne avevo una copia qui che mi ero stampato da me, ma sono molto contento di ricevere la copia rilegata. La carta naturalmente finirà riciclata, lo dico in ossequio a chi eventualmente dovesse preoccuparsi di un'altra sostenibilità, quella ambientale. Il primo tema, io non so per quanti minuti mi è stata data la parola, ma vi rassicuro sul fatto che ne ho pochi, quindi non potrei annoiarvi a lungo neanche se volessi, e ciò nonostante sono felice di essere qui, perché questo è un tema che merita la massima attenzione da parte della politica. Farò delle brevi considerazioni, diciamo, proprio di quadro. Il rapporto è una fonte di informazioni importanti. Una degli aspetti che evidenzia con efficacia è appunto questo dilemma che si pone fra sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale, perché esiste anche questo tipo di dilemma, cioè esiste anche la problematica posta dal fatto che miglioramento della qualità dell'ambiente richiede degli investimenti. È una scelta non di come personalmente diciamo ho sempre ritenuto, e quando mi è capitato ho espresso, e come il mio partito sostiene, non è una scelta di decrescita, ma una scelta di crescita intelligente, di investimento intelligente. Bisogna metterci dei soldi, in altre parole. E allora naturalmente si solleva in questo rapporto, fra i tanti temi, anche quello di una deriva ambientalistica che aumenta le disuguaglianze, perché ci sono dei beni verdi, tipicamente l'auto elettrica, che costano più di beni marroni, tipicamente o supposti tali. E insomma, qua tutte queste dinamiche sono state amplificate dalla crisi, al punto che buona parte del rapporto è dedicata a documentare la paura crescente negli strati non solo bassi, non più solo bassi della distribuzione dei redditi, ma anche nella classe media, rispetto alle prospettive di avere un reddito futuro durante la propria attività lavorativa e ancor più evidentemente dopo la fine dell'attività lavorativa.
E allora a questo punto entra in ballo il tema della sostenibilità. Il tema della sostenibilità è un tema che però per sua natura ci rinvia alla dinamica e alle tendenze, cioè è un tema che non può essere affrontato con una fotografia, per quanto accurata essa sia, di un attimo, ma che deve portarci a, diciamo, ragionare su come noi concepiamo la storia, proprio la storia, sì, permettetemi di fare un po' di filosofia, poi mi direte, valuterete voi se ci sta o se non ci sta, perché sapete, la sostenibilità, io posso fare un esempio molto semplice, posso mettermi così in isometria con un manubrio da un chilo o con un manubrio da 15 kg, li sostengo entrambi per un secondo, poi bisogna vedere per quanti minuti sostengo quello da 15 kg. La sostenibilità è questo, e noi abbiamo diversi macigni da sostenere, che sono il debito pubblico, che sono il sistema previdenziale. E allora qua dobbiamo ragionare su che concezione della storia abbiamo, cioè se noi vediamo la storia come un cammino inarrestabile verso il progresso, abbiamo una concezione rettilinea della storia dove tutto quello che è alle nostre spalle dobbiamo dimenticarcelo perché è probabilmente sbagliato e inferiore, quindi una concezione positivista, una concezione così scientista, oppure se abbiamo una concezione che quando facevo la scuola io, diciamo, si insegnava studiando Leopardi, insomma, di moderato scetticismo verso il progresso e magari quando si studiava Vico anche dei corsi e dei ricorsi. Cioè dobbiamo chiederci, in altre parole, guardare a istituzioni e a un assetto economico che fa parte del nostro passato ci consente di affrontare meglio il futuro. E mi spiego, qui c'è un tema, quando si parla di sostenibilità, finalmente emerge un tema che regolarmente porto all'attenzione di questi incontri, cioè la sostenibilità del sistema pensionistico dipende strettamente dalla potenziale di crescita di un sistema economico. Non solo da questo, ma anche dalla capacità del sistema economico di trasferire gli incrementi di produttività in incrementi delle retribuzioni e quindi in incrementi dei contributi e quindi di alimentare in questo modo il sistema pensionistico. Ora, quello che noi sappiamo, e dobbiamo porci una domanda su questo, con il Covid, fra i tanti nodi che vengono al pettine, viene anche al pettine il nodo della incapacità del nostro sistema economico di trasferire ai lavoratori gli incrementi di produttività del lavoro. Questo è un nodo che si evidenzia benissimo nella relazione fatta, perché quando si parla dei 5 milioni di persone che non riescono, appunto, che non riusciranno, lo dico con grande tristezza e con grande solidarietà, l'espressione che viene usata, se non ricordo male, è fare un pranzo di Natale decente, cui se ne aggiungono altri 600.000, quindi grazie al Covid, cioè quando si parla del fatto che il Covid ha aumentato del 10% e probabilmente anche di più, perché il rapporto dà delle indicazioni per far capire che il problema è più esteso, la povertà, si parla di un fenomeno che diventa appariscente, ma che è l'esito di tendenze secolari. Allora, vi do due cifre per farvi capire che cosa intendo molto rapidamente. Mi è capitato di leggere proprio ieri uno studio di un economista della Commissione europea che mostra come nell'ultimo mezzo secolo solo il 60%, dal 60 al 50% a seconda delle stime, ma insomma diciamo fra metà e due terzi degli incrementi di produttività si siano trasferiti in incrementi del salario reale. E tra l'altro si evidenzia come nel ristretto insieme dei paesi che fanno parte dell'Eurozona, l'avvio della moneta unica ha portato questa traslazione dei guadagni di produttività in guadagni di salario reale dal 60% al 30%. Questo ha portato a un fenomeno secolare che si osserva il calo della quota dei salari nella distribuzione funzionale del reddito. E questo che c'entra con il futuro delle nostre pensioni? Beh, un po' c'entra, nel senso che se siamo pagati peggio nella nostra vita lavorativa, per una serie di passaggi abbastanza ovvi, saremo pagati anche peggio dopo la nostra vita lavorativa. Quindi dobbiamo fare tutta una serie di considerazioni riferite a in che modo
in che modo l'ordinamento nazionale e sovranazionale, le regole economiche che ci siamo dati, l'austerità, la necessità di ricorrere alla svalutazione interna, cioè al taglio dei salari per rispondere a crisi internazionali, condizionino la sostenibilità economica. Cioè quello che mette in evidenza il Covid con la sua drammaticità, con la sua violenza, anche data dal modo in cui viene rappresentato e viene portato giustamente all'attenzione dai media, quello che mette in evidenza il Covid e che ha riflessi sul quadro macroeconomico e quindi sulla crescita e quindi sulla sostenibilità del sistema pensionistico e quindi sulle ansie di tante famiglie e di tante imprese, quello che viene, mi ripeto appunto, messo in evidenza è il limite di un sistema che vede come unica valvola di sfogo, come unico meccanismo di ammortizzazione degli shock interni, come unico strumento per far recuperare competitività di prezzo, cioè per rendere unico strumento per rendere più convenienti i beni di un paese, il calo dei prezzi, quindi la deflazione, da realizzare attraverso un calo dei costi e quindi non dei costi esogeni, quelli delle materie prime, che sono determinati altrove, ma del costo del lavoro che è determinato all'interno. A forza di tagliare questi costi, che per qualcuno sono dei redditi, ci ritroviamo con un sistema che cammina su una lama di rasoio e basta una sventata, ma quello del Covid è un uragano, per evidenziarne le fragilità. E quindi siamo qui a interrogarci sul primato della salute dopo, io lo dico senza alcuna polemica politica, chiudendo, dopo una lunga fase in cui la salute è stato il bene pubblico più sacrificato, in cui si è tagliato tanto in termini reali e in cui quindi, diciamo così, si sono esposte le fasce fragili, quelle fasce fragili che sono i nostri anziani, a tutte le drammatiche circostanze che abbiamo visto e che la cronaca ci ha riportato. Credo che nella mia lettura mi è sfuggito se sia stata fatta una sottolineatura, ma vorrei farla qui chiudendo, perché secondo me è importante farla e credo che questa sia una sede che sia per il prestigio dell'istituzione di ricerca associata a questo progetto, che per il tema che stiamo affrontando rende questo rilievo pertinente. Può sembrare strano che lo dica un senatore della Lega, ma vi assicuro che nessuno mi sgriderà quando tornerò nel Dipartimento Economia per averlo detto. Forse noi dovremmo uscire dalla retorica, fra le tante retoriche, insomma, ci dovremmo anche scrollare di dosso la retorica del fatto che gli investimenti, diciamo, la spesa pubblica si divide in produttiva e improduttiva e solo gli investimenti sono produttivi. È chiaro, il Paese ha un enorme bisogno di infrastrutturazione e fra queste infrastrutture ci sono naturalmente anche quelle, ci dovrebbero essere, che dal lato pubblico, e ovviamente in complementarietà con l'intervento privato, si occupano di, dei nostri anziani. Ma ricordiamoci sempre che se entriamo in questa retorica commettiamo un drammatico errore, che è quello di considerare la spesa per il personale medico, il personale infermieristico e poi giù in altri settori, le forze dell'ordine, eccetera, eccetera, come consumo. La spesa corrente è anche questo. Dovremmo cominciare a mettere, se vogliamo ragionare di sostenibilità al tempo del primato della salute, dovremmo chiedere tutti coralmente che la contabilità nazionale cambi le sue etichette e che quello che è investimento in capitale umano, quindi la spesa per insegnanti, per medici, per forze dell'ordine, entri a pieno diritto fra le spese di investimento. Poi naturalmente è chiaro che sta agli stati spendere bene questi soldi, ma se si parte dal pregiudizio che la spesa corrente non serva a nulla, poi ci si trova con degli ospedali chiusi perché manca il personale per mandarli avanti, quando invece gli ospedali servirebbero. E lo stesso può valere per RSA e per altre strutture di questo tipo. Ecco, io scusatemi,
forse ho filosofeggiato un po' troppo, però direi che cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno o quasi completamente vuoto del Covid. Questa è una lente di ingrandimento per vedere dove sono i veri nodi ed è anche un momento che ci consente di sovvertire tutta una serie di categorie sbagliate. Approfittiamone tutti nell'interesse della sostenibilità economica, sociale e naturalmente anche ambientale. Grazie. Sommella? Microfono? No. Può attivare il microfono? Ecco, scusate. Ecco. Ho visto tutto in una sorta di dissolvenza cinematografica. Mi piace fare un rapido giro finale, visto che siamo in anticipo purtroppo, perché poi la bellezza di queste tecnologie è la rapidità degli interventi, che molti auspicano, ma anche un po' la difficoltà di comunicazione. Vorrei tornare dal professor Berita per capire che cosa possiamo fare per diventare una società meno avara. Siamo passati dall'essere il paese dei ladri di biciclette, per citare De Sica, è il paese di accumulatori di biciclette. Professor De Rita, prego. Io sono convinto, purtroppo faccio sempre riferimento al passato, ma quando noi scienziati abbiamo cantato per molti anni la scelta meditazione del paese, l'abbiamo fatto su due componenti cetomediste. Quella tradizionale del cetomedio impiegatizio, che è cresciuta in medici, è cresciuta in insegnanti, in impiegati pubblici, è cresciuta. E non è cresciuta solo quantitativamente, è cresciuta anche perché tutto sommato è diventata una piccola borghesia non di basso livello. L'altra componente invece era quella della piccola impresa, del lavoro artigiano, del lavoro indipendente, delle partite IVA. Questa è stata forse la nostra preferita, perché in fondo da quando abbiamo scoperto l'economia sommersa a Prato nel 69-70, quella è stata il nostro cavallo di battaglia. Che è successo in questi ultimi anni? Che la parte più garantita del ceto medio, quella di tipo impiegatizio, è cresciuta sempre di più e ha occupato sempre più spazi. Se volete anche politici, brutalmente. Dall'altra parte, invece, la dimensione più imprenditoriale, più autonoma, più singola, più di responsabilità individuale, è venuta a contrarsi, in parte perché tutto sommato il mercato era molto più difficile di quanto fosse negli anni 60 e 70, in parte perché buona parte dell'imprenditoria piccola e media ha avuto figli e nipoti che sono andati verso responsabilità più forti che fare l'artigiano o fare il commerciante, in parte perché tutto sommato un paese ha bisogno di un lavoro indipendente, di un lavoro a partita IVA, ma prospetticamente vuole crescere e preferisce la media impresa, preferisce la grande impresa, preferisce l'avventura di esportazione sulla filiera agroalimentare nel mondo, cioè preferisce altre sfide. Ecco, oggi noi che abbiamo questa accumulazione, questa patrimonializzazione crescente, dobbiamo scegliere se continuare a favorire quella parte di ceto medio più garantita, che è stata la favorita di questi ultimi anni, anche dell'ultimo anno, o se invece cominciare a guardare all'altra parte, non per consolarla, non per dargli dei ristori, ma per provocarle a fare il passo in avanti.
da piccolo, piccola imprenditorialità, media imprenditorialità, da piccola borghesia, media borghesia. È lì che è stata la sfida di questi anni, in qualche modo l'abbiamo vinta e oggi, forse con l'ultima pandemia, siamo tornati un momento indietro. Naturalmente poi questo lo sappiamo tutti, leggiamo i giornali, si impalca su questo una polemica politica, penso alla destra, specialmente berlusconiana, che ha detto la manovra deve essere tutta in favore della piccola impresa, dei lavoratori autonomi, delle partite IVA, ma non è soltanto un fatto polemico politico, è un fatto strutturale che va affrontato probabilmente tutti insieme, non facendo di questa seconda componente della cetometizzazione una parte di parte, una parte politica. Grazie. Grazie Presidente De Rita. Sottosegretario Baretta, la parola chiave mi sembra è ristori. Siamo al quarto decreto. Quanti ce ne saranno ancora? Dipenderà dalla pandemia, nel senso che la scelta che è stata fatta è quella di seguire l'andamento epidemiologico. Questi giorni c'è anche un dibattito sulla natura stessa degli ultimi decreti, nel senso che noi abbiamo fatto il ristoro che comprende misure per tutti, dalla cassa integrazione al fondo per gli affitti, al fondo perduto di rimborso. Poi ovviamente, essendo stata adottata la linea delle fasce e dei colori, abbiamo fatto un secondo decreto che riguarda l'ampliamento di queste misure generali per le zone cosiddette rosse e arancione. Successivamente le zone rosse e arancione sono state allargate e quindi un decreto TER per ampliare ciò che avevamo già ampliato anche a costoro. E quindi questo è il tema con cui ci muoviamo, cioè rincorriamo le decisioni sulla pandemia, e credo che in parte sia inevitabile. Peraltro è opportuno che ci sarà un ulteriore quarter di sicuro e poi probabilmente un quinto a gennaio. A quel punto tireremo le fila di una erogazione che ormai siamo oltre i 120 miliardi tutti in sussidi. A un certo punto la discussione su come c'è un limite alla possibilità di pubblica, sono sempre soldi dei cittadini e sono debito, dovremmo porcela anche selezionando le vere difficoltà. Il rischio di questa situazione, proprio nell'ottica del ceto medio di cui parlava il professor De Rita, è che poi noi non diamo sufficiente attenzione a quelle che come veniva ricordato si sono allargate. C'è una povertà assoluta, c'è una povertà relativa e c'è una povertà tendenziale. Non è una definizione sofisticata e letteraria, è una distinzione sociale alla quale noi abbiamo il dovere di guardare con attenzione, soprattutto se nei prossimi mesi, quando l'incombenza della crisi metterà a dura prova alcune fasce ed alcune zone del paese. Grazie sottosegretario Baretta, siamo arrivati alla conclusione di questa mattinata di lavori. Voglio di nuovo ringraziare il Senato, Palazzo Madama, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, e c'è tutto. Abbiamo fatto un dibattito quasi e crescono nel nostro paese. Papa Ratzinger, in un discorso bellissimo sulla finanza, definì la finanza un ponte tra l'oggi e il domani. Credo che sia la definizione più giusta e più attinente ai nostri tempi. Detto questo, ringraziando tutti i relatori, passo la parola per i saluti finali a Moreno Zani, che è il presidente di Tender Capital e che ci ha salutato da questa mattina. Prego. Nel confronto tra i relatori sono usciti diversi temi che sono
toccati nel rapporto direttamente o indirettamente, pensiamo al discorso del diritto alla vita, alla salute, e dall'altro lato la sostenibilità sociale versus sostenibilità ambientale. Dunque questa situazione quasi di, tra virgolette, di scontro che abbiamo rilevato nei dati del rapporto, che poi si accompagna anche alla questione dei salari, che è stata anche richiamata poco fa. Per riprendere anche il discorso che aveva fatto il professor De Rita nel suo intervento, noi abbiamo risparmio e abbiamo un nuovo modello, risparmio da utilizzare, e abbiamo un nuovo modello che probabilmente vedremo nei prossimi mesi crearsi, anche perché non sarà più quello, diciamo, ante-Covid. E abbiamo, come hanno ricordato altri, il debito, che comunque prima o poi andrà ripagato. Dunque, in prese tutte queste caratteristiche, queste situazioni, sicuramente un po' come accennava anche il rapporto nelle sue conclusioni, occorrerà trovare un nuovo, diciamo, patto, una nuova soluzione alla questione sociale che coinvolga le imprese, le istituzioni finanziarie e lo Stato, per permettere appunto di ingenerare, anche tramite il risparmio che attualmente è diciamo dormiente, la crescita, perché l'unico modo che abbiamo per ripagare il debito e sostenere il sistema previdenziale è far crescere il paese. Dunque questa è un po' la conclusione che vorrei fare io. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che hanno dato il contributo. Ringrazio anch'io nuovamente la Presidente Casellati per averci ospitato, e colgo l'occasione per darvi l'appuntamento all'anno prossimo con il terzo rapporto. Grazie.